C'è il cocco. Esattamente, perché
questi dei Walker? No, non lo so, forse. Buonissimi, buonissimi. Poi c'è cheesecake al limone o al mango e passion fruit. Tu quale assaggeresti? Al limone, vado su sicuro. Io ho quella al mango e il passion fruit mi fa più voglia, ha un gusto esotico. Piuttosto che una cosa un po' più, tra virgolette, banale come il limone, anche se comunque è buono. 2,49 €. Poi qua dice sapori dal mondo, alma latina, polpette di carne ripiene, pomodoro, cipolla e lime o verdure, formaggio fresco, 2,79 €. Poi mini empanadas con carne e verdura, 3,99 €. Patatine in stile sudamericano, lime flavor oppure chimichurri. Oddio, sembra una parola molto severa. Chimichurri, non so che gusto sia. 1,49 €. Gelato al gusto dulce de leche, 2,99 €. Dulce de leche classico, 2,99 €. Nettare di guava, questo l'avevo bevuto, non era male. 1,49 €. Vedi, tutti i prezzi con noi. Oh, guarda qui. Hai visto cosa ti mostro questa sera? Dico sia la creatura che a Gian Art. Prelibatezza in stile messicano. Ti piace il cibo messicano? No, per niente, solo quello italiano. A me piace, però non è che abbia assaggiato chissà quante cose originali. Qua ci dice sapori del mondo e il taquito. Taquito, non lo so come si pronunci. Allora abbiamo petto di pollo impanato con salsa di salsa e miscela aromatica, 2,79 €. Io avevo proprio voglia di taco, te lo giuro, ci ho pensato 2 giorni fa e ho detto quando ho appena tornato a Lidl me li prendo. Box con snack in stile messicano e cosa c'è? 3,99 €. Snack al formaggio, chili con carne o con pollo, 2,49 €. Polpette di carne suina ripiene con formaggio e jalapeño o con verdure, 2,49 €. Sono nuove anche, in realtà tante di queste per me sono nuove, anche queste, perché non le ho mai prese e non le ho neanche mai viste onestamente. Burger stile messicano, non le ho mai viste in negozio. Farcito con carne bovina, salsa a base di pomodoro, cipolle e formaggio fuso a fette. Ti fa voglia? No, assolutamente no. A me sì. Strano, non mi fa mai voglia niente. 2,19 €. Poi tortilla chips di farina di mais. Beh, ma queste mi pare che le abbiano sempre, no? Salsa salapegna, no. Non lo devo prendere. Aromatizzate sale, e loro sono piccanti. 99 centesimi. Se ti trovo ti compro. Salsa per taco a base di pomodoro e verdure, 1,79 €. Salsa con peperoncino piccante.
sono buonissimi, sai perché? C'è lo zucchero dentro. Esatto. 0,79, 1,09 euro. Chili beans, fagioli rossi in salsa piccante, magari sono buoni ma c'è lo zucchero. Ecco, a te dal fastidio che c'è il 9 dopo finito ogni prezzo, c'è un 9, sì, finale va. A me dà fastidio quando mettono lo zucchero dappertutto. C'è bisogno di mettere lo zucchero nei fagioli? Secondo me no. Nei burlotti, per esempio, non c'è lo zucchero. Fagioli rossi o fagioli pinto, 1,49 euro. Trio nacho dip con tre salse, 2,49 euro. Mais in croccante panatura, cioè sweet corn burgers. Beh dai, non li abbiamo mai visti. 2,49 euro. Queste le voglio. Quelle al formaggio sono buonissime. Sono veramente buonissime, me le prendo. Tortilla rolls, snack al mais, gusto formaggio o pomodoro, 0,99 euro. Formaggio tutta la vita. Birra mix con tequila, 6,99 euro. No, questo non mi fa voglia. Salsa dip, base di avocado con formaggio o piccante. Queste non lo so, perché io una volta avevo preso delle salse, non so se era lì. Sì, dai. Questi blocchi, però, appunto.
questo video vi sia piaciuto. Io ringrazio Gianart per essere stato qui con me a guardare questo catalogo e lo ringrazio anche per avermi ospitato sul suo canale. Ma figurati. E aver guardato insieme quel bellissimo video che vi assicuro, guardate questo, guardate il suo, oppure viceversa, e poi andate a dormire rilassatissimi. Se vuole Gianart fare un saluto, dire qualcosa. Ma certo. Lascio lo spazio a lui, intanto faccio un po' di tracing. Ok, vai, vai. No, ringrazio davvero anche io Gotai per questa simpaticissima collaborazione. Non avevo mai fatto una cosa del genere, quindi ci sta benissimo, sono soddisfatto. E vi aspetto sul mio canale. Con l'altra parte, forza. Allora, come sempre.